Ciao a tutti da Mario Carbone, in questa lezione studieremo insieme Brigante. La farò prima ascoltare e poi la studieremo insieme. È così. E si ripete. Come notate, non ho messo i bassi perché questa è una parte, diciamo, un brano suonato in tonalità minore, l'organetto è in maggiore, quindi ho sfruttato praticamente la sua relativa minore. Vi ricordo solo che praticamente ogni tonalità maggiore diciamo, ci sta una sua relativa minore, quindi utilizzato la sua relativa minore dell'organetto, quindi che è una terza sotto, una sesta sopra, insomma. Va bene? Quindi inizia in quarta posizione ad aprire. Non ho messo i bassi, dicevo appunto perché i bassi sono maggiori, quindi stonerebbe. Quindi possiamo suonarla solo con la mano destra, gli altri possono cantarla, oppure se suoniamo in un gruppo gli altri basta, insomma, potranno accompagnarla. Ho segnato alcuni accordi tipo Mi minore, altri, poi dipenderà sempre dall'organetto che avete, quindi, però se fate leggere la partitura praticamente agli altri del gruppo sicuramente vi potranno accompagnare. Quindi in quarta posizione ad aprire abbiamo 2, 3, 2 cerchiato. Ad aprire di nuovo il 3. Quindi 2, 3, 2 cerchiato, 3, di nuovo questo, 2, 3, 2 cerchiato, poi il 3, il 2 a chiudere, di nuovo ad aprire sempre per muto. Quindi a chiudere il 2 e ad aprire. Andiamo di nuovo da capo, 2 ad aprire, 2, 3, 2 cerchiato, il 3, 2 a chiudere, poi ad aprire, poi il 3, 2 cerchiato, il 3, il 2 ad aprire, ripeto questo, 2, tutto il rigo, 3, 2 cerchiato, poi il 3, sempre ad aprire, ora invece a chiudere. Chiudo col 2 e apro, chiudo col 2 e apro, sempre tenuto premuto. Quindi il 2 chiudo e apro. Poi il 3, 2 cerchiato, il 3, il 2 e ribatto il 2 fino a qua. Di nuovo, tutto il rigo, 2, 3, 2 cerchiato, il 3, chiudo col 2, apro col 2, 3, 2 cerchiato, 3, il 2. E ripeto tante volte. Quindi ancora. Quindi mi soffermo un po' alla fine qui sul 2. Basta che ascoltate qualche video su YouTube dove è cantato, sicuramente vi aiuterà tanto a capire la melodia meglio, eh? E ripetete per una mezz'oretta. Poi andiamo avanti. L'ultima nota di questo rigo è un 2 con l'altro 2 del rigo successivo. Quindi abbiamo un 2 e le stesse tre note che ho suonato sopra, il rigo di sopra. Quindi solo un 2 in più abbiamo. Il 2 e poi il 2 3, 2 cerchiato. Andando avanti 4 4 4. Quindi ripetiamo dal 2 dell'ultima nota del primo rigo. 3 volte il 3, il quarto dito. Tengo presente solo questa battuta, poi vediamo un altro 4. Tengo presente solo queste 3 volte il quarto dito, quindi il 2. Ancora il 2, 2 volte il 2. Ci sta il 2 e le stesse tre note dell'inizio, che è di nuovo il 2. Quindi 4, 4, 4. E le leggo. Le faccio per una mezz'oretta. Ancora questo.
Ancora questo. Ancora. Ancora questo. Vado avanti, 4, 2 cerchiato e 3. Ancora 4, 2 cerchiato e 3. Ripeto, 4, 2 cerchiato, 3 e il 2 ad aprire. Ripeto questo. 4, 2 cerchiato, 3, 2 normale. Fermate il video e fatelo per 10 minuti. Avete ripetuto? Ora facciamo tutto questo secondo rigo, partendo dall'ultima nota però del primo rigo. E fatelo per 10 minuti questo. Qua possiamo fare questo. Non ci soffermiamo un po' sul 4. Sul secondo 4, L'ho scritta così per semplificare la scrittura, quindi poi altrimenti diventava difficile leggerla per chi inizia. Quindi fate questo. Se cantate in mente la melodia, andranno, diciamo, le dita da sole, quindi l'importante è capire quali sono le diteggiature. Poi, essendo un brano molto cantato, insomma, le dita andranno da sole, quindi. Poi leggo il primo rigo al secondo. Ovviamente questo rigo ho fatto per 10 minuti, mezz'ora. Leggo il primo rigo al secondo. Anche qua posso fare questo, Mi soffermo un po' sul 2, però poi diventa difficile l'inversione del mantice, quindi. Così sarebbe meglio, però per chi inizia è difficile, quindi. Mi fermo sul 2, però poi diventa più veloce ad aprire 2 e 3. Quindi. Capito? È un po' difficile questo, per chi inizia. Quindi. Poi provate, se ci riuscite, altrimenti fate la versione semplice che ho fatto vedere prima. Poi andate avanti, anche qua. Ascoltatela tantissime volte, magari mettete questo pezzo in play, tante volte lo ripetete. Ripeto questi due righi. Quindi è indifferente se lo fate un po' prolungando qualche nota, cioè vi consiglio proprio di ascoltare il brano cantato e poi lasciarvi andare. L'importante è che capite, tanti bassi non dovete mettere, l'importante è che capite bene la melodia. Andiamo avanti dal terzo rigo, abbiamo il 2 a aprire, 4 a chiudere, 2 cerchiato a chiudere sempre, 2 a aprire, 4 a chiudere e 2 cerchiato a chiudere. Quindi. Ripetiamo 10 minuti questo, 2 aprire, 4 a chiudere, 2 cerchiato, quindi ancora questo, 2 aprire, 4 a chiudere, 2 cerchiato, ancora questo, 2 aprire, ancora questo, ancora questo, ancora questo. Lo fate per 5-10 minuti. Andando avanti abbiamo 3 volte il 3. Quindi leghiamo quelle tre note di prima. Lo facciamo per 10 minuti. Andando avanti abbiamo il quarto dito, 2 volte il quarto dito, solo il primo è un po' più lungo. E a chiudere 4-3. Quindi 4 lungo e 4 corto. Chiudo 4-3. E poi ripeto il rigo. Il 2 aprire, 4 a chiudere, 2 cerchiato, 3-3-3, 4 lungo,
di nuovo 4, 4, 3, chiudere. E ripeto. E ripeto questo rigo per una mezz'oretta. Andiamo avanti, poi il rigo successivo, abbiamo le stesse tre note dell'inizio. Abbiamo lo stesso rigo dell'inizio, non le stesse tre note, quindi. E poi ripeto di nuovo la stessa cosa. Quindi uguale, se imparate bene il primo rigo. Gira e rigira è sempre la stessa cosa. Cambia solo un po' il terzo rigo, però si muove tutto insomma, su quelle note. Vediamo il penultimo rigo. Abbiamo un secondo dito da aprire lungo, due a chiudere lungo. Quindi. Poi tre volte il secondo dito a chiudere. E due lungo ad aprire. Quindi ripeto questo rigo, due a aprire lungo, uno, due. Poi 2 a chiudere lungo, ora 3 volte al secondo dito sono note corte, il 2 aprire lungo, e così quindi. Qua anche vi invito ad ascoltare la parte cantata che è tan 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 tan. È più facile, quindi gli date, diciamo, una durata più precisa, quindi perché ogni nota dura tre movimenti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua 1, 1, 1, 1, e il secondo dura 3, 1, 2, 3, diventa complicato così, però ascoltate praticamente il brano cantato, è così. Stessa cosa il prossimo rigo. Di nuovo questo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiaro? Penso che sia tutto chiaro. I bassi non li mettete, perché altrimenti suona tantissimo, eh? Quindi si può fare solo la melodia con la mano destra, va bene? Quindi per ora è tutto. Quindi un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti.